Buon pomeriggio. Non spaventatevi, lo so, sono completamente struccata e questo perché volevo farvi vedere come preparo la mia base. Allora, io adesso vi farò vedere come preparo la base per un'occasione particolare. Non faccio questi passaggi tutte le mattine quando ho bisogno di un trucco veloce. Quindi partiamo con il viso deterso e idratato. E appunto per qualche occasione speciale io amo utilizzare una base lisciante, uniformante e anche leggermente sbiancante, in questo caso è Le Blanc di Chanel. È molto liquida, quindi io la prendo direttamente dal vasetto. E la applico sul viso a piccoli tocchi, come se fosse una crema idratante. La sfumo bene. Allora, sicuramente per dare questo effetto vellutato avrà dentro le peggio cose, però insomma per un'occasione particolare per me ci può anche stare. Io non sono una talebana eco bio come si suol dire. Quindi lasciamo asciugare leggermente la base, passo poi al correttore. Io utilizzo questo in crema della Kiko e lo applico sotto gli occhi, sulle maledette occhiaie, sulle eventuali imperfezioni, brufolini, macchiette e ai lati del naso. Allora, c'è chi preferisce sfumarlo con le dita, c'è chi preferisce sfumarlo con un pennello apposito per correttore. Io ho preso l'abitudine di sfumarlo con un pennello grande da fondotinta perché mi dà l'impressione che si uniformi più facilmente. Quindi lo sfumo bene col pennello, picchiettando e tirando il meno possibile. Dopodiché passo al fondotinta. Allora, per le occasioni speciali ovviamente uso il fondotinta che mi piace di più e che è anche quello che tento di usare di meno, dato che probabilmente costa più di me di tutti i miei organi interni, ed è questo Dior Capture Total. Il colore per me è perfetto ed è lo 010, non so se qua si vede. È chiaro ma senza risultare eccessivamente bianco e finto. Lo trovo comunque ottimo perché ha una buonissima resistenza, si spalma benissimo, insomma. Anche questo lo prendo direttamente dal dosatore e lo picchietto sul viso come se fosse una crema idratante. Poi, dato che io non sono una professionista e i pennelli dopo un po' mi stufano, lo sfumo con le dita. Lo so che il fondotinta andrebbe applicato col pennello, però io non mi ci trovo assolutamente bene, quindi lo applico sfumandolo con le dita. Mi dà anche l'impressione di fondersi meglio con la pelle, perché il calore delle dita lo fa aderire meglio alla pelle del viso, almeno io mi trovo bene così, poi ognuno fa come preferisce. Lo sfumo bene anche qui sotto per evitare lo stacco, anche se comunque se il colore del fondotinta è giusto per voi non dovrebbe vedersi lo stacco ugualmente.
Prima che si asciughi del tutto il fondotinta, per evitare qualsiasi tipo di eccesso e di residuo, io passo proprio tamponando leggermente un dischetto oppure va bene anche tipo una velina di questo tipo. Io preferisco i dischetti. Lo passo anche, diciamo, soprattutto sulle sopracciglia per togliere i residui, perché comunque anche se si sta attenti durante l'applicazione qualcosa si impiglia sempre. Ok, vedete che il dischetto non è sporchissimo, però ha tolto quell'eccesso che magari fa risultare il fondotinta troppo spesso, che in cui magari poi si infiltra la cipria, insomma. Così dovrebbe essere buono. Per finire, prendo un pennellone da cipria e a me piace moltissimo questa cipria della Make Up Forever, l'HD. Faccio cadere un po' del tappo, la apro se ci riesco. Chi è che l'ha chiusa questo? Essendo molto sottile, fa un po' di polvere, adesso forse in video non si vede. È bianca, ma una volta applicata sul viso diventa trasparente. La prendo col pennello. E dato che è estremamente volatile, mentre l'applico, trattengo il respiro. Per quanto riguarda la base, io faccio solo questo, insomma, non so se si noterà la differenza, va bene. Mi piace pensare di sì. Quindi basta, tutto qui. Ciao ciao!